La vita umana è sempre preziosa e dotata di dignità. La malattia non può e non deve farci dimenticare che agli occhi di Dio il nostro valore rimane sempre inestimabile. Con questo messaggio di coraggio e speranza, Papa Francesco ha accolto la scorsa settimana in aula Paolo VI i partecipanti al primo raduno mondiale dei malati di corea di Huntington, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione internazionale Hidden No More, Mai più nascosti. Questa rara patologia ereditaria colpisce il sistema nervoso centrale, danneggiando le funzioni motorie e cognitive. Ai malati e ai loro familiari, ai medici e ai volontari provenienti da 20 paesi del mondo, il Pontefice ha ricordato che nella sofferenza bisogna guardare costantemente al Signore, che durante il suo ministero si è fatto carico del dolore altrui, abbattendo i muri dello stigma e dell'emarginazione che impedivano a tanti di sentirsi rispettati e amati. Anche la malattia può essere occasione di incontro, di condivisione, di solidarietà. Gli ammalati che incontravano Gesù venivano rigenerati anzitutto da questa consapevolezza. Si sentivano ascoltati, rispettati, amati. Nessuno di voi si senta mai solo, nessuno si senta un peso. Nessuno senta il bisogno di fuggire. Voi siete preziosi agli occhi di Dio. Siete preziosi agli occhi della Chiesa. Le sfide diagnostiche e terapeutiche che la malattia comporta, ha aggiunto Francesco, sono molteplici, in modo particolare nei contesti socio-sanitari più svantaggiati. In Sud America, dove si registra un'incidenza della malattia di Huntington fino a 1000 volte superiore rispetto al resto del mondo, i pazienti vivono spesso una condizione di grande emarginazione, come ci ricorda una delle massime esperte di questa rara patologia degenerativa, la senatrice Elena Cattaneo, docente di farmacologia presso l'Università degli Studi di Milano. Queste persone sono ancora considerate come se fossero possedute dal maligno, quindi allontanate, discriminate, messe in un angolo della società e vivono tra loro in uno stato di totale abbandono, senza assistenza, questo succede in America Latina, senza farmaci per trattare la malattia, e noi oggi invece qui in Occidente abbiamo una serie di benefici che deriva dalla scoperta del gene che è avvenuta grazie al sangue proprio dei venezuelani. Venezuelani come Yulia Hernandez, che da alcuni anni è una delle tante volontarie dell'Associazione Corea Italiana di Huntington. Sono figlia unica, mio padre è malato ed è in Venezuela, e adesso con la situazione che c'è, con la mancanza di medicine, il problema principale in questo momento, grazie all'associazione e grazie a incontri come questi ci sentiamo che veramente non siamo soli, non siamo più nascosti, non è una malattia poi così rara. Da oggi in poi sicuramente questo cambierà il futuro, cambierà la vita di tutti.